Salve a tutti, siamo alla lezione numero 16 e parleremo del secondo grado. L'accordo che si forma sul secondo grado ha una funzione armonica molto simile all'accordo sul quarto grado. Quindi, in una sequenza di accordi, il secondo può sostituire il quarto. Nelle tonalità maggiori, il secondo grado è un accordo minore, mentre nelle tonalità minori è un accordo diminuito. Ad esempio, in Do maggiore, primo. Sul secondo grado è un accordo minore, quinto, primo. Nel modo minore, primo minore, secondo diminuito, quinto, primo. Come abbiamo visto in precedenza, non è bene collegare gli accordi usando sempre la posizione fondamentale. Se abbiamo una sequenza di primo, secondo, quinto, primo, sarà meglio alternare le posizioni fondamentali con i rivolti, oppure usare tutti i rivolti. In ogni caso non si useranno mai due posizioni fondamentali di seguito, perché si formerebbero due quinte giuste consecutive. Questa successione dà un senso di povertà armonica e di staticità che nello stile tradizionale è bene evitare. Ad esempio, un primo secondo fatto in questo modo presenta una quinta così e una quinta così. Questo dà un senso di vuoto, di povertà armonica. Un'eccezione si trova nella successione primo secondo del modo minore. Ad esempio questa. Primo minore, secondo diminuito. Il primo accordo ha la quinta giusta, mentre il secondo ha la quinta diminuita. Questa è una successione possibile. Vediamo un esempio in Do maggiore. Primo, secondo, usando accordi alternati a rivolti. In Re minore, usando tutti i rivolti. Esercizio numero 48. Creiamo una melodia sugli accompagnamenti scritti. La prima volta useremo solo una nota ogni misura, poi inseriremo due note reali ogni misura, infine arricchiremo la melodia già provata con note di passaggio, di volta e appoggiature. L'accompagnamento è questo. Una nota per ogni misura. Due note ogni misura. Una melodia libera. Un altro esercizio, il numero 50, l'accompagnamento è così, in 6 ottavi. Una nota. Una melodia libera.
che segue troveremo due sequenze di accordi collegate correttamente. Proviamo a suonarle e impariamo il modo di collegare gli accordi. Poi scioglieremo le note degli accordi in varie formule usando vari tempi. Il primo esercizio, numero 51, è questo, in Fa maggiore. Metto una melodia. Un altro esempio, in numero 52, in Mi minore. Passiamo ora alle melodie da armonizzare. In queste troveremo anche note di passaggio e appoggiature. Quindi, per facilitare la realizzazione dell'accompagnamento, saranno indicate in ogni misura sia la nota del basso e sia l'eventuale rivolto da usare. Dove non ci siano indicazioni numeriche, useremo la triade allo stato fondamentale. Quando saremo sicuri, proveremo a sciogliere le note degli accordi in formule ritmiche adatte al carattere del brano. Ripeto con l'accompagnamento realizzato. Ora degli esercizi. Realizzeremo gli accordi dei bassi che seguono, poi sugli stessi improvviseremo delle melodie, poi si arricchirà l'accompagnamento sciogliendo le note degli accordi secondo lo stile dettato dalla melodia. Si raccomanda di provare inizialmente solo con la mano sinistra e di aggiungere la melodia solo quando l'accompagnamento sarà sicuro. L'esercizio numero 56 è così. Ora metto una melodia. Ora sciolgo le note. Thank you.
Ora ne proviamo uno in La minore. La struttura armonica è questa. Un esercizio in fa maggiore. Per oggi è tutto, grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.